simbolo prediletto dell'inconscio, è un tema centrale nella vita di Carl Gustav Jung. Lo ha infatti sorretto, seguito, ispirato per tutto il corso della sua esistenza. Un nipote del grande psicoanalista svizzero, analista pure lui, il dottor Dieter Baumann, mi ha fatto notare alcune curiose coincidenze. Jung è nato lungo le rive di un lago, il lago di Costanza, e poi nella prima parte dell'esistenza si è lasciato andare lungo la corrente del fiume e sembrava avviato verso una tranquilla, fin troppo tranquilla, sia pur prestigiosa carriera accademica. Ma a Basilea Jung ha cominciato a nuotare da solo, controcorrente, alla ricerca delle limpide fonti della propria esistenza. Nella parte finale della propria vita, giunto sulle rive del lago di Zurigo, Jung ha tratto dalla profondità della propria anima alcune considerazioni, alcune riflessioni fondamentali per la comprensione della psiche umana. La storia di una vita comincia da un punto qualsiasi, da un qualche dettaglio che per caso ci capita di ricordare. E a quel punto essa era già molto complessa. Noi non sappiamo cosa sarà la vita, perciò la storia non ha inizio e solo vagamente se ne può arguire la meta. Il ricordo dei fatti esteriori della mia esistenza si è in gran parte sbiadito o è svanito nel nulla. Ma i miei incontri con l'altra realtà, gli scontri con l'inconscio, si sono impressi in modo indelebile nella mia memoria. Ogni altra cosa al confronto ha perduto importanza. Posso comprendere me stesso solo in rapporto alle vicende interiori. Sono queste che hanno caratterizzato la mia vita. Ecco perché parlo principalmente di queste esperienze. I sogni e le fantasie costituiscono parimenti la materia prima della mia attività scientifica. Sono stati per me il magma incandescente dal quale nasce, cristallizzandosi, la pietra che deve essere scolpita. Dotato di una intuizione formidabile che gli permetteva di cogliere l'infinita varietà e la scintillante indeterminatezza dei fenomeni psichici. Ad Ascona, durante gli incontri di Eranos, Jung confrontò le sue scoperte e le ricerche nascenti con le discipline scientifiche più disparate. Attorno alla celebre tavola rotonda si ritrovarono alcuni tra gli spiriti più illuminati di questo secolo. Jung ci ha lasciato un numero imponente di libri sulla sua avventura analitica e filosofica. Era in tale anticipo sul suo tempo che cominciamo soltanto oggi a intuirne la portata rivoluzionaria. Certe sue intuizioni sono comprensibili solo nella prospettiva di secoli. Ma, come egli stesso disse un giorno, tutto ciò che ha valore è costoso, esige molto tempo e richiede molta pazienza. Jung viene spesso frainteso. Lo comprende forse soltanto chi ha potuto mettere in discussione tutte le cose apprese e credute durante la sua vita ed è quindi costretto a ripiegarsi su se stesso e a cercare senza pregiudizi, negli angoli più nascosti della propria anima, indicazioni che gli mostrino una possibile via. Secondo Jung, ogni uomo e ogni donna portano dentro di sé una parte dell'altro sesso, sia biologicamente che psicologicamente. La donna nascosta nella psiche dell'uomo e l'uomo nascosto nella psiche della donna fanno, per così dire, da ponti e da mediatori verso le zone più profonde dell'inconscio. Nel corso della vita assumono una funzione di guida verso l'esplorazione di se stessi. Durante le
le riunioni di Eranos, Jung presentò fra l'altro la sua idea di archetipo, parola che etimologicamente significa impronta originaria. Jung aveva osservato che nei miti, nelle leggende e nelle fiabe di ogni cultura, indipendentemente dal luogo di provenienza, ritornano con frequenza temi e immagini dominanti. Queste stesse immagini Jung le ritrovò con sorprendente precisione nei sogni, nelle allucinazioni e nelle fantasie dei suoi pazienti, e ne dedusse che esse rappresentavano i mattoni costitutivi della nostra psiche originaria. Per Jung, come il corpo, così anche la nostra mente ha la sua storia. Nell'inconscio, così come nel corpo, si depositano elementi del passato. Esplorando, per così dire, questa sedimentazione, talvolta riusciamo a ricollegare la coscienza alle sue origini profonde, al suo lontano passato, alle sue radici. Tra gli interessi fondamentali di Jung ci fu sicuramente lo studio dell'alchimia. Gli alchimisti, attraverso un laborioso e faticoso processo, cercavano di trasformare il piombo in oro, cercavano la pietra filosofale o la medicina universale. I più profondi e meno ingenui si resero conto che questo lungo processo di trasformazione della materia in realtà coinvolgeva e implicava profonde trasformazioni psichiche e spirituali. È merito di Jung l'aver scoperto che, per chi la sa leggere, l'opera dell'alchimista è una sorta di libro aperto sui complicati processi di trasformazione psichici, molto simili a quelli che avvengono nell'inconscio dell'uomo moderno. Secondo Jung, l'alchimista, proiettando la propria psiche sulla materia su cui lavorava, cercava spesso inconsapevolmente di superare la conflittualità della sua natura e di raggiungere una sua unità interiore. Rubava così alla materia quella scintilla di luce e di spirito che poteva dare senso alla sua lunga fatica, il che è esattamente ciò che fa l'analista con la materia grezza dell'inconscio. Fondamentali nell'opera erano le cosiddette nozze alchemiche, che sfociavano nella formazione dell'uomo totale, completo. Jung è morto il 6 giugno del 1961, in mezzo alle grandi immagini che riempivano la sua anima.